Oggi dobbiamo preparare due pacchettini Vinted. Questo è il mio mini magazzino in soggiorno e oggi dobbiamo appunto inviare questa tazza. E la cosa mi spaventa tantissimo perché ho il terrore si possa spaccare, visto che è composta da tre pezzi che sono iper delicati. Ho riempito il tutto con la carta per smorzare un po' le mie ansie. Come scatola ho scelto questa, che non è né troppo grande né troppo piccola ed è perfetta. Così è come ho infagottato la tazza, e farò la stessa cosa con il coperchio. Questi sono i due pacchettini brutti ma molto resistenti. Ora vado a preparare quello che sarà il letto per le due tazze con questo pluriball, chiamiamolo così, super gonfio. Vado a inserire tutto quello che ho per cercare di rendere il viaggio più sicuro possibile, addirittura anche questa paglia, tutto quanto, cartone, carta, eccetera. Inserisco gli omaggi, questo cioccolatino e poi un po' di adesivi o giornali, che secondo me non guastano mai. E così è come si presenta il pacchettino. Chiudo tutto, aggiungo anche questa specie di messaggio per il corriere: piano per favore, perché non vorrei mai che si rompa. Secondo oggettino è questa borsa che mi sono accorta di non utilizzare, perché utilizzo sempre l'altra, quella che ho preso marroncina, e quindi la metto in questo pacchettino qua. Meno paura perché non è così delicata. Cioccolatino anche per lei, adesivi anche per lei. Ovviamente chiudo tutto con lo scotch, incarto tutto e i pacchettini sono finalmente entrambi pronti. Spero vi piaccia.